Ballando con le stelle 2018, parolaccia in diretta TV, Milly Carlucci nera. A più di una settimana dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi, cancelletto Milly Carlucci, con forza e coraggio, ha aperto la 13ª edizione di Cancelletto Ballando con le stelle con una prova a sorpresa. Ha chiamato uno a uno i concorrenti invitandoli ad indovinare il brano a sorpresa e a ballarlo senza il proprio maestro per 50 secondi. A fine prova, la conduttrice ha invitato la giuria a dare il proprio voto di preferenza dal valore di 5 punti. Zazzaroni, Canino e Smith hanno votato Amedeo Minghi che ha conquistato 15 punti in totale. Selvaggia Lucarelli ha dato 5 punti a Jessica Notaro mentre Mariotto ha preferito Natalie Guetta che si è portata 5 punti in tasca. Ballando con le stelle, la lettera degli avvocati difensori di Tavares per Jessica. La coppia Cesare Bocci e Alessandra Tripoli ha ballato un samba intascando 33 punti. La giuria ha dato i seguenti voti, 6 Zazzaroni, Canino e Lucarelli l'ho trovato freddo e gelido, 8 Smith è l'unico maschio concorrente in tutte le 10 edizioni di Ballando con le stelle che ha saputo guidare la sua maestra, 7 Mariotto. Il samba di Massimiliano Morra e Sara Di Vaira ha guadagnato 22 punti totalizzati in questo modo, 5 da Zazzaroni, Canino e dalla Smith. 4 dalla Lucarelli. Se continui con questa trasparenza è un vero problema, 3 da Mariotto. Amedeo Minghi e Samantha Tomlin si sono esibiti con un valzer e hanno intascato 29 punti ottenuti così, 6 da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Caroline Smith, 7 da Selvaggia Lucarelli. Di Amedeo mi piace la gioiosa danza che mette in pista, 8 da Guillermo Mariotto. Giaro Giarratana e Lucrezia Lando hanno ballato il tango. La coppia ha intascato 41 punti ottenuti così, 6 da Zazzaroni, 8 da Canino e dalla Lucarelli, 9 dalla Smith che ha ringraziato la coppia per essere il punto di riferimento di molti giovani che stanno prendendo la strada della danza, 10 da Mariotto. Prima di far ballare la coppia Jessica Notaro e Stefano Radei, la conduttrice Milly ha fatto presente al pubblico un fatto davvero spiazzante. La settimana scorsa è arrivata una lettera accusatoria scritta dagli avvocati difensori di Tavares per Jessica di divulgare questioni processuali tramite un'interpretazione soggettiva ed emozionale nell'ambito della trasmissione di Ballando con le stelle risulta inadeguato. Secondo la controparte, i diritti processuali di Tavares appartengono a un rango notevolmente superiore a quelli dell'audience televisiva. La lettera si è conclusa con "Ci teniamo a sottolineare che al momento gli esiti giudiziari parziali non sono in grado di stabilire con assoluta certezza chi sia il responsabile". Milly Carlucci si è schierata dalla parte dell'abusata e ha parlato di fronte alle telecamere per dare un messaggio agli avvocati e al condannato. Io e lo staff di Ballando con le stelle sosteniamo sempre le vittime di qualsiasi tipo di violenza. E noi siamo dalla parte di Jessica Notaro. Cancelletto Ballando con le stelle p.twitter.com/mscoexp4doppiavvballandoconlestelle@ballando_rai, 7 aprile 2018. Il valzer di Jessica Notaro e Stefano Radei ha conquistato 49 punti totalizzati così, 9 da Zazzaroni e Canino Tu hai talento, 10 dalla Smith, Lucarelli e da Mariotto. La criminologa Bruzzone ha voluto dire la sua: non hai bisogno di difenderti da lui, hai una forza e un'energia che ti rendono maestosa. La parolaccia in diretta TV che ha spiazzato tutti il tango di Natalie Guetta e Simone Di Pasquale ha guadagnato 38 punti.
La giuria ha tirato sulle palette dei voti: 7 Ivan Zazzaroni, Caroline Smith e Selvaggia Lucarelli, 9 Fabio Canino, 8 Guillermo Mariotto. Una coppia di compenetrazione dolce. Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro si sono esibiti con un tango scandaloso come avevano promesso nella scorsa puntata di Ballando con le Stelle. A fine esibizione, Ivan Zazzaroni è corso ad abbracciare Giovanni Ciacci. La giuria ha votato così: 8 Zazzaroni e Lucarelli, 9 Canino, 10 Smith, 0 Mariotto. Ho trovato tanta ipocrisia alla fine della fiera. La coppia Ciacci-Todaro ha totalizzato 35 punti. Il samba di Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina ha conquistato 34 punti totalizzati in questa maniera: 7 Zazzaroni, Canino e Lucarelli, 8 Smith mi siete piaciuti, 5 Mariotto. Akash Kumar e Vera Kinnunen hanno ballato una rumba e hanno ottenuto 35 punti. La giuria ha votato così: 7 Zazzaroni e Canino, 8 Smith e Mariotto, 5 Selvaggia Lucarelli. Sei stato tutto scattoso, non c'era fluidità. Infine, Cristina e Luca Favilla si sono esibiti con un Charleston. A fine esibizione, Cristina ha esclamato tutta gasata un messaggio per gli avvocati: FKIO. Da questo suo spiazzante comportamento, Milly Carlucci si è dissociata e la giuria ha preferito non esprimere il proprio parere passando subito ai voti: 6 Zazzaroni, Canino e Lucarelli, 5 Smith, 2 Mariotto. La coppia Cristina Favilla ha raccolto 25 punti. La concorrente ha chiesto umilmente scusa per il suo comportamento e Milly, con il volto visibilmente adirato, non ha potuto fare altro che accettare le sue scuse. Allo spareggio sono andati le coppie Kumar Kinnunen e Cristina Favilla. Con il 35 la coppia Cristina e Luca Favilla è stata eliminata e non parteciperà alla sesta puntata di Ballando con le Stelle in onda il 14 aprile 2018. Cancelletto violenza sulle donne.